Oggi conosceremo la sdraietta a dondolo Finio. Il suo montaggio è molto semplice. Ecco i componenti del set: 2 pattini, 12 viti, 4 tappi metallici, 2 boccole piccole e 2 grandi, chiave a brugola, 2 barre che collegano i pattini, 2 supporti in plastica, telaio del sedile, telaio dello schienale, coperture con le cinture di sicurezza. Avremo anche bisogno di un cacciavite a croce per installare la sdraietta. Ok, via! Utilizzando queste viti e la chiave, fissiamo i supporti in plastica e i pattini. Ora abbiamo bisogno di quelle viti. Le usiamo per montare barre di metallo ai pattini. Quindi inserire i telai metallici, il superiore, quello dello schienale e l'inferiore, quello del sedile nei supporti fino a quando le chiusure a scatto si innestano. La copertura è lavabile in lavatrice ed ecco come lo mettiamo su. Infilare la copertura sullo schienale dall'alto e subito, con una mossa. Infilare la parte inferiore della copertura sul sedile. Alla fine, stringere la cintura sotto il sedile dello sdraietto e chiudere la cerniera lampo. La sdraietta è montata. Per regolare l'inclinazione dello schienale della sdraietta, premere contemporaneamente i pulsanti laterali. Possiamo mettere lo schienale in posizione orizzontale o semisdraiata. Ruotando i piedini sotto i pattini, è possibile bloccare o sbloccare la funzione dondolo. La sdraietta è dotata di cinture di sicurezza a 3 punti. Per proteggere il bambino, infilare le cinture addominali attraverso il cinturino inguinale e chiudere la fibbia. Deve chiudersi a scatto. Le cinture di sicurezza devono essere regolate con ogni viaggio. È semplice: far scorrere la cintura nelle fibbie sulle cinture addominali. E quando il bambino crescerà, Finio potrà essere combinato con successo con il seggiolone Fini. Come farlo? Smontiamo la sdraietta, ripetendo le operazioni di montaggio in ordine invertito. Rimuovere le cinture e il vassoio dal seggiolone Fini. Svitare le parti inferiori delle gambe, lasciando gli elementi superiori delle gambe e il poggiapiedi. Nei punti in cui si trovano le barre, montiamo i tappi metallici con viti. Ora ci serve questa vite, la boccola grande e la chiave. Usandoli, montiamo il pattino alla gamba posteriore della sedia Fini. La superficie curva della boccola deve toccare il pattino. Invece, la superficie piatta, le gambe della sedia Fini. Assicurarsi che i tappi metallici si trovino sul lato interno del seggiolone. Ora ci serve questa vite, la boccola piccola e la chiave. Usandoli, fissare il pattino alla gamba anteriore della sedia. La superficie curva della boccola deve toccare il pattino. Invece, la superficie piatta, le gambe del seggiolone Fini. Ecco come si presenta un seggiolone Fini con pattini correttamente montati. Non è elegante? In bocca al lupo!